Alessandro, buona fine. Finalmente si ritorna a calcare il terreno di gioco del Presti. Vi mancava? Sì, sicuramente per noi giocare in casa e sfruttare il fattore campo è sempre importante perché è sempre un vantaggio, anche perché abbiamo fatto sempre, quasi sempre, diciamo, bottino pieno, quindi il fatto che 15 giorni fa si è giocato al Don Porto un po' ci ha penalizzato, però cerchiamo da domenica di sfruttare di nuovo il fattore campo, magari con il pubblico delle grandi occasioni, e viverci questa magnifica giornata di derby in modo spettacolare. Però domenica arriva la capolista, sarà un osso duro. Sì, per noi è una bella sorpresa di Igea, quindi l'affrontiamo come abbiamo affrontato tutte le partite, perché in questo campionato partite facili non ce ne sono. Quindi con tutto il rispetto all'Igea, noi cercheremo di giocare per come stiamo continuando a fare, con la nostra serenità e facendo le cose che stiamo facendo in questo momento. Ma se ti avessero detto all'inizio del campionato che il Gela sarebbe stato lì in piena zona playoff, ci avresti creduto? Sì, perché conoscendo i compagni di squadra, la società, l'ambiente, io credo che il Gela merita sempre di stare in alti posti della classifica, però credo tutto questo non è facile perché, ripeto, do merito ai miei compagni di squadra, al mister, perché giorno dopo giorno lavoriamo con la massima serenità, tranquillità, e poi alla fine i frutti in campo vengono ripagati. Domenica prossima vi accontenterete anche di vincere al 95esimo su un autogol? No, speriamo di non arrivarci, anche perché domenica, quando la partita sembrava semplice, alla fine ce la siamo complicate, e poi arrivare fino all'ultimo, quando pensavamo che ormai era tutto finito, invece la caparbietà, la forza di questa squadra di non mollare mai ci ha premiato ancora una volta. Quindi mi auguro di poter vincere magari 1-0, ma non così tardi.